voi che avete operato sia sulla televisione che sul web, che differenze riscontrate fra il produrre una serie, idearla per il web o per la televisione e cosa bisogna cercare nell'uno o nell'altro? In televisione sei all'interno di un sistema strutturato, quindi hai più limiti, però hai anche la sicurezza molto riposante che quello che fai esisterà, verrà realizzato, andrà in onda. Aspetta. Sul web è un azzardo, quindi puoi sperimentare idee più originali, hai meno limiti, però è anche vero che ne hai altri dettati dai budget, cioè alcune cose non le puoi realizzare. Di bello è che hai un dialogo diretto con i tuoi spettatori, pochi o tanti, però ci puoi parlare direttamente, questo è molto bello. Poi chiaro, adesso stiamo parlando delle autoproduzioni principalmente come Klondike, perché poi anche lì il mondo web è tutto matto, quindi alla fine la cosa più televisiva che abbiamo fatto, anche se abbiamo fatto Camera Café, Il Candidato, probabilmente Kubrick, una storia porno, che se le metti insieme sono 40 minuti di era un'eccezione. Però un po' si spera anche che si vada là, cioè alla fine è chiaro che se sei online sai che devi tenerti a certe, a quelle regole oppure decidere di romperle coscientemente, però poi noi partiamo sempre da ovviamente la storia, i personaggi, da... o ci piacerebbe fare quello, ci piacerebbe essere liberi di fare quello e poi come diceva Fabri, i paletti ci sono da una parte o dall'altra. Fate delle cose e trovate una vostra voce. Ciao Ciao Cimo! Cimo!